trattativa da spiaggia a Cesenatico. A me non mi viene in mente nessun altro modo per definirla. Trattativa da spiaggia a Cesenatico. Adesso parliamo di Brozovic. Prima vi lascio il link del primo commento, ragazzi. Se non l'avete ancora visto, andate sul canale YouTube Italo Deutsch. Ho fatto assaggiare per la prima volta un tedesco l'anguilla. Gli sarà piaciuta? Andate a vedere. A me è piaciuta un bel po', poi fatta comacchio. Allora, veniamo noi. Non lo so, noi siamo gli unici che fanno gli sconti ai ricchi. Noi siamo gli unici che fanno gli sconti ai ricchi. Allora, se nel 2023 c'è una squadra che ha i soldi che gli escono dal culo, è l'Al Nassr. Se c'è una squadra che non ha problemi di bilancio, è l'Al Nassr. Se c'è una squadra che non ha problemi di fair play finanziario, perché là non esiste neanche, è l'Al Nassr. Se c'è una squadra che dà 30, 40, 50 milioni di stipendio ai giocatori, è l'Al Nassr. Noi siamo gli unici che non siamo stati in grado di farci dare 23 milioni, ci siamo dovuti calare le braghe a 18. Noi siamo talmente pezzenti a questo punto, permettetemi la parola, siamo talmente purtroppo con le pezze al culo che dobbiamo fare gli sconti ai ricchi. Trattativa da spiaggia Cesenatico, come quando uno ricco si alza dal lettino, passa quello del cocco, se è lì a vendere il cocco in spiaggia, ricco ricco non sarà, no? Passa quanto costa una fetta di cocco? 5 euro? No, facciamo 3. 5 euro? No, facciamo 3. Allora dammene 4 e glielo dai. Cioè il ricco che ha la faccia da deretano, perché se sei ricco e veramente vai a chiedere lo sconto ai poveri, hai la faccia da deretano. Il ricco che va a chiedere lo sconto al povero, il povero poveretto che è talmente povero che è costretto a calarsi le braghe e a dargli il cocco a 4 euro. Noi siamo messi così. Abbiamo chiesto 23 milioni per Brozovic, che già io ho detto 23 milioni, boh, adesso non è che ne pretendevo 50, però 23 da impareva poke. A me da 23 impareva poke. Questi che gli danno al giocatore quasi 30 milioni per 3 anni, totale complessivo dell'operazione di stipendio quasi 90 milioni. Questi danno a Brozovic 90 milioni e poi a noi non ce ne danno 23 per il cartellino. Scendono a 15, a 15 e noi con una fatica della Madonna, dove ci siamo arrabattati, abbiamo detto: dai, va là, dammene almeno 18, ti prego, dammene almeno 18, dammene 18, che devo andare a prendere fratelli, se no non so come fare, dammene 18. Poi vai dal Sassuolo a chiedere lo sconto. Sai cosa ti dice Carnevali? Oh! Incredibile, cioè, incredibile. Quando poi noi che siamo poveri veramente, quando noi che siamo poveri veramente andremo dal Sassuolo, da Carnevali, a chiedergli Frattesi e chiederemo in quanto poveri di farci lo sconto, Carnevali che sa che noi siamo poveri, non ce lo fa lo sconto. Sarà senza pietà. Ci guarderà e dirà: povero poveraccio, se vuoi Frattesi mi dai i soldi che costa. Se no io non ti faccio un euro di sconto. Finisce così. Mentre invece noi, quando abbiamo dato Brozovic all'Al Nassr, i ricchi ci hanno guardato dicendo: povero poveraccio, se vuoi te ne do 18 e mi fai pure lo sconto. Quindi, capito? Noi abbiamo fatto lo sconto ai ricchi. Quando poi andremo a chiedere Frattesi, noi che siamo poveri, lo sconto non ce lo faranno. Noi ogni volta che andiamo da qualcuno, il ricco sa che sei povero e chiede pure lo sconto. Quando andiamo da quelli che stanno bene come il Sassuolo, non ce lo fanno lo sconto, pur sapendo che siamo poveri. Incredibile, ragazzi, veramente non ho parole. Poi le scenette che sta facendo Brozovic sui social hanno un po' stancato. Ultimamente mi sembra un po' Vandanara senza tette, eh? Cioè, Brozovic, ultimamente mi sembri Vandanara senza tette, che sei sempre lì a fare i messaggi criptici su Instagram. Io ve lo sto dicendo da tempo, da mesi. Lui se ne voleva già andare a gennaio. Lui, se non vuoi più stare all'Inter, va bene, separiamoci. Però c'è modo e modo, dai, c'è modo e modo. Vedi che comunque che le società stanno facendo un po' di fatica a trovare questo accordo. Cioè, non buttare benzina sul fuoco alimentando poi le chiacchiere dei giornali, dei giornalisti.
e una volta metti i pallini nerazzurri, una volta metti il circo, una volta metti. Stai lì, fai il professionista fino all'ultimo, vedi come va sta trattativa, poi se devi andare via farai un bel messaggio di saluto ai tifosi dell'Inter che sono tutti ai tuoi piedi perché ti vogliamo tutti bene, però già ci girano i coglioni a noi, già ci girano i coglioni perché vedere questa situazione dove noi siamo sempre trattati come i figli della povera schifosa da tutti, che veramente siamo poveri, ci chiedono pure gli sconti, li dobbiamo pure fare perché altrimenti non abbiamo i soldi neanche per andare a prendere fratelli. Cioè, almeno te cerca di mantenere un contegno, perché se poi anche te tiri la benzina sul fuoco è normale che a noi ci girano i coglioni. Cioè, voi dovete capire comunque che i tifosi hanno dei sentimenti. Cioè, mentre voi pensate solo ai soldi, 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 milioni, 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 noi abbiamo dei sentimenti, purtroppo. Noi abbiamo dei sentimenti per voi, ci leghiamo a voi, senza guadagnare i milioni di euro che guadagnate voi. Il tifoso paga, il tifoso spende per andare allo stadio, per fare l'abbonamento in televisione a DAZN, a Sky e a quella roba lì. Il tifoso spende. E nonostante tutto si affeziona a voi. Se vede che dall'altra parte c'è solamente un mero pensare ai soldi e poi ti metti a fare anche questi teatrini, perché la stessa cosa potrebbero metterla ai tifosi riferita a te, Brozovic, a te, all'Inter, all'Al-Nassr. Noi bene, noi sai quanti tendoni del circo avremmo potuto postare e potremmo postare, no? Perché non pensate che voi siete sempre libati e tutto quello che fate voi è sempre fatto in maniera professionale, è sempre fatto in maniera etica, è sempre fatto in maniera giusta. Sai quanti tendoni del circo potevamo postare noi, Brozo? Potremmo postare tendoni del circo ogni giorno guardando voi. Tendoni del circo ogni giorno. Invece noi siamo qui e ci disperiamo anche, ci dispiacciamo anche quando andate via. Ci dispiacciamo. Quindi veramente la situazione è abbastanza assurda. Vabbè, insomma, io spero che veramente questa cosa qui finisca il prima possibile perché mi sono veramente rotto le palle. Tutti i giorni di vedere e Brozovic va, poi la trattativa si ferma, poi è ripartita, poi si è bloccata, poi all'Inter 23, poi no, 15. All'inizio ti davano 20 milioni a te e 23 milioni all'Inter. Poi sono arrivati a dare quasi 30 a te e 18 all'Inter. Cioè, l'Inter chiede 23, ce ne danno 18, ballano 5 milioni. A una società che te ne darà 90 di stipendio, cosa sono per loro 5 milioni? Il nulla. Il nulla cosmico. Il nulla cosmico. Sono come per me 1.000 lire. Per loro. Dare 5 milioni sono come per me 1.000 lire. Ed è questo che mi fa incazzare, eh? È questo che mi fa incazzare, che una società che ha i soldi che gli escono dal deretano debba prenderci per il cravattino, negarci 5 milioni che per noi sono importanti, 5 milioni che per noi sono 5 milioni, per riempire di soldi Brozovic e poi chiedere lo sconto a noi. Per me a Brozovic gliene puoi dare anche 300 all'anno, non me ne frega niente. Però se io te ne chiedo 23, dammene 23, visto che li hai, visto che li hai. Invece vada, veramente, non vedo l'ora che finisca sta storia che mi ha veramente scocciato. Vabbè, iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 clic, e poi come dico sempre fate quel cazzo che vi pare. Ciao.